Ciao a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Manor Lords. Allora ragazzi, proseguiamo nella nostra seriosa su Manor Lord con quel Lord Artemio che cammina nei campi. Mamma mia, guardate che cacchio di campi che abbiamo, avremo un sacco di coltivazioni, meno male perché insomma ne avevamo veramente veramente bisogno. Allora, stiamo messi bene ma stiamo messi un po' male per quanto riguarda il tesoro, diciamo, dello Stato. Di conseguenza dovrò riuscire a aumentare un po' le case per far aumentare per l'appunto la tassazione, perché vorrei iniziare a sfruttare questo deposito di ferro, perché per adesso lo sto importando per costruire le armature per il nostro esercito, ma il problema è che mi servono mi sembra 250 per costruire il primo campo, quindi purtroppo non posso ancora farlo, per cui facciamo una cosa, vediamo di aumentare il più possibile a livello 3 le altre case, in modo che così almeno riusciamo a guadagnare decisamente più soldi, e poi sono anche più belline da vedere onestamente. Anche quelle a livello 1 assolutamente le mettiamo a livello 2, quelle che possiamo. Vabbè, adesso dobbiamo aspettare un attimo, ma direi che ci siamo. Adesso ci mancano un po' di assi. Ah, qua non c'ho niente, mettiamo un po' di pelli, dai, che va sempre bene. Mentre qua, ok, vabbè, qua ce l'avevo già, qua abbiamo i polli, perfetto. Poi un'altra cosa che volevo fare ragazzi è quello di costruire una taverna in questa zona qua, perché qua effettivamente non hanno purtroppo nessun divertimento, diciamo così, dato che mi sto espandendo anche da questo lato per le case, perché non voglio espandermi in giù, perché ci sono comunque qua gli animali, qua ci sono le bacche, per cui vorrei pian piano espandermi da questa zona qua. Nuovo messaggio, solito, saremo pronti, sì, perché non mi interessa, ok. Poi nelle altre regioni direi che siamo messi anche relativamente bene. Allora, qua siamo praticamente al massimo con le case, quindi devo anche costruire delle nuove case, che potrei fare qua, visto che avevo già costruito qua vicino il mercato, quindi il mercato ce l'hanno già praticamente attaccato. Anche qua andiamo a costruirgli delle nuove case, così inizierà ad arrivare della nuova gente, perfetto, così almeno ci siamo. Poi, mentre stavo giocando off camera, io tra l'altro ho anche aumentato diciamo così l'armatura al nostro comitatus, perché ai singoli personaggi del comitatus noi possiamo andare a comprare un miglioramento per la corazza, e l'ho fatto con praticamente 10-11 soldati del comitatus, che vedete sono per l'appunto aumentati. Poi qua, una volta che aumentiamo, possiamo volendo anche andare a personalizzare, diciamo, ulteriormente i vari accessori, però è più che altro una cosa estetica, in realtà non serve a nulla, ecco, solo se vogliamo personalizzare esteticamente il nostro esercito. Mentre stavo facendo questa, era stata avvistata un'unità in questa regione di briganti che mi vuole attaccare, poi ricaricando la partita l'unità sparisce, l'unità nemica. L'avevo già notato un'altra volta questa cosa, però sicuramente ritornerà. Quindi, onde evitare problemi, io vado già a schierare il mio bel esercito qui, così almeno siamo pronti, perché mi voleva attaccare questa regione qua, e quindi, dato che lì impiegano un po' di tempo ad arrivare, vorrei evitare che si stanchino. Io li chiamo subito, li metto già in quella regione là, così almeno stiamo a posto e non ci pensiamo più. Ok, 28, perché hanno il numero in rosso questi qua? Non ho idea, non so perché. Efficacia, stanchezza, coesione, meno 34, meno 36. Vabbè, adesso vediamo un attimo cosa riusciremo a fare con questo esercito. Va bene, allora portiamoli un attimo qua, li facciamo arrivare semplicemente lì, così almeno siamo a posto, magari senza che fate un giro de peppe, possibilmente. Da dove passano? Ok, sì, così va già meglio. Non so perché alcuni fanno dei giri assurdi, però vabbè. Vabbè, contenti loro, contenti tutti. Non sto a chiamare Comitatus, perché tanto se dovesse ricapitare qualcosa, era comunque, quante erano? 4 mi sembra unità, ma di briganti, da 18, quindi non voglio rischiare uomini del Comitatus, perché comunque costa reclutarli, costa migliorarli, per cui me li tengo sinceramente per le battaglie migliori.
Mentre qua stiamo continuando per l'appunto anche nell'armeria, eccole qua, nell'armeria stiamo continuando appunto, intanto la stiamo migliorando e poi stiamo facendo armature e quant'altro, quindi anche qua vediamo di fare qualche upgrade che sicuramente ci vuole, mettiamo anche delle verdure e facciamo l'upgrade, qua mettiamo polli e poi faremo l'upgrade. Qua mettiamo verdure e facciamo l'upgrade. E qua mettiamo polli e siamo a posto. Ok, dai, così almeno anche queste case qua pian piano migliorano. Almeno andiamo a guadagnare decisamente, decisamente di più. Ok, no, adesso stanno messe meglio. La coesione è aumentata, per fortuna, spero. Quindi mandiamo avanti veloci il tempo. Poi vediamo se effettivamente torna questa unità nemica. Saremo pronti a riceverla. E se non torna, vabbè, meglio. Meglio facciamo rientrare il nostro esercito. Quindi io andrei a mettere a sto punto tutti i miei lancieri qui. Perfetto. E gli arcieri me li metti dietro. Ok, così li faccio camminare. Almeno poi stanno tranquilli e recuperano, diciamo, efficacia nel tempo. Per quanto riguarda le altre regioni, in realtà stiamo andando bene, 25-35, quindi anche qua siamo al massimo con le case, per cui necessariamente anche qui dobbiamo andare avanti un po' a espanderci, perché se no non riusciamo più ad aumentare le persone. Quindi, allora, visto che qua c'è un mercato che poi sicuramente andranno a occupare, io a sto punto andrei a mettere comunque delle altre case qui, quelle che ci stanno ovviamente, anche così non sono male, dai, perché mi va a occupare il mercato, cacchio. Mi va a occupare il mercato, così, oddio, sono un po' strane queste case messe così. Vabbè, dai, per adesso me ne fai così. Poi vediamo se riesco a fare una casa assurda qua. Strana, riusciamo a farla. Vediamo cosa riusciamo a fare. In realtà sì. Facciamo una casa stranissima qua dietro, imboscata. Ma va bene, giusto per avere qualche casa in più almeno. Almeno siamo a posto, almeno le case le abbiamo e siamo contenti. Anche qua mettiamo assolutamente verdure, però, perché ancora non le avevo messe. Facciamo anche il miglioramento e poi faremo anche l'upgrade per il nuovo posto abitabile, perché possiamo comunque farlo. Quindi anche qua aumentiamo, perché comunque anche queste case poi ovviamente ci danno un maggior introito, chiaramente. Quindi tutte quelle che possiamo vediamo di andarle ad aumentare, così le portiamo. Intanto queste tutte a livello 2, poi vediamo. Qua non ho ancora birra, devo fare ancora il tutto, però insomma la soddisfazione qua è il 98% addirittura, anche perché qua purtroppo non ho la tassazione. Quindi, a tal proposito, io dovrei fare anche un maniero effettivo, ma non l'avevo già fatto io il maniero, no? No, mi sa di no. Allora, io il maniero lo dovrei fare effettivamente, perché se metto un maniero, magari anche piccolino, non è un problema, riesco comunque a, diciamo così, come si dice, mettere un minimo di tassazione, che io farei. Quindi potrei mettere eventualmente un maniero messo così. Ok, dopodiché possiamo fare questa cosa. Allora, intanto facciamo... sì, vai, costruisci. Intanto facciamo questo e poi vediamo di fare anche tutto il resto, la tesoreria e quant'altro, perché come detto sinceramente mi serve anche qua iniziare a guadagnare qualcosina. Stessa cosa poi dovrò fare chiaramente nell'altra regione. Niente, i briganti non arrivano più. Vabbè, i miei ancora si stanno comunque posizionando, quindi va bene, possiamo andare anche avanti un po' veloce il tempo e ci siamo. Ok, e a questo punto questi qua, queste tre unità gli dico di stare semplicemente in difesa. Questo metterò fuoco di volontà e le mettiamo magari qui. Ok, perfetto. E poi vediamo se arrivano bene, se no intanto stanno aumentando l'efficacia e va benissimo. Dove cacchio state andando? Scusatemi, potete mettervi qua. Ok, grazie. Capisco perché il simbolo è dall'altra parte, ma va bene. Va bene, li lasciamo così, correre, no, anche normalmente, basta che ci andate alle posizioni. Che cacchio stanno facendo questi? Non sto capendo cosa stanno facendo i miei arcieri, sinceramente, non sto veramente capendo. Ah, ce l'hanno fatta, alleluia. Si mettono tutti qua per poi, vabbè, ok, finalmente si sono messi, buono così, buono così.
Bene, bene. Allora, fatto questo, quindi qua c'è qualche casa a cui manca il requisito. Sì, cibo, devono avere più cibo, però vabbè. Adesso pian piano glielo porteranno. Poi tra poco abbiamo un sacco di grano, abbiamo dell'orzo, abbiamo anche il lino e quant'altro. Quindi insomma riusciremo sicuramente a... come si dice, riusciremo sicuramente a fare qualcosina in più anche a livello di cibo, di sicuro. Ma questi qua non, mo non arrivano, a me scoccia lasciar qua l'esercito perché poi iniziano a rompersi le balle, credo. Cioè non è che posso lasciarli qua a vita. L'efficacia adesso è altissima e va bene perché ovviamente sono riposati. Problema è che boh, spero che arrivi sta cacchio di cosa dei briganti. Perché, come detto, quando sono uscito dalla partita c'erano. Erano appena appena comparsi sulla mappa in questo lato qua. Ho salvato, così ho detto almeno ci vediamo un'altra battaglia. Però poi nel momento in cui ho ricaricato era sparita. Quindi boh, non lo so, non lo so. Intanto bestiame ne abbiamo comunque 14, quindi va bene. Va benissimo così. E non lo so, io devo capire che caspita. Ah, oh, eccoli qua. Vedi che arrivano, sapevo io. Perché anche l'altra volta mi ha fatto la stessa cosa. Dove sono? Ah, da sotto. No, vabbè, però se siete carogne, però siete carogne allora. Come da sotto sto giro? E dov'è che vanno questi mo? Adesso non so dove che vanno. Mi andranno a prendere questa città qua? Boh. Mo tu vai a capire dove cacchio vanno. E allora aspetta, mettiamoci magari. Iniziamo a spostarli in questa regione. Perché tanto o mi prendono questa o puntano a quest'altra, sicuramente. Vediamo dove vanno, sti rompipalle. Ho sbloccato una politica? Seriamente? Quando è successa questa cosa? Quando è successa? No, ma non voglio andare qua. Quando è che è successa questa cosa che ho sbloccato una politica? Ma dove? Qua? Vediamo. Non ho letto dove. Politica. Ah sì. Allora abbiamo terreni di caccia. Sì, in questa regione qua. Però il terreno di caccia non ho quello bello. Quindi è inutile che glielo sblocco. Perché vale solo sui depositi ricchi. A sto punto facciamo il digiuno severo. Per forza. Vabbè, facciamo il digiuno severo. E riduce il consumo di cibo. Sì, diminuisce un po' l'approvazione. Però qua siamo comunque alti con l'approvazione. Quindi, perché tanto l'altro era inutile, sinceramente. Cioè, io posso anche mettergli questa. Però, non è che serve molto. Non vorrei che poi le colture producono comunque meno. Quindi, boh, non lo so neanch'io. Vabbè, lasciamo così per adesso. Poi vediamo, dai. Poi vediamo. Dove sono sti rompipalle qua? E i miei dove sono? Stanno arrivando. Ok, allora andiamo avanti veloci il tempo. Ma secondo me puntano a questa perché li vedo andare in diagonale, quindi ho tanto idea che puntino qua, eh. Ho tanto tanto idea che puntino qua, per cui questi li facciamo tutti spostare di qua e andiamo. Ok, buono. Cacchio, avevano la cosa al massimo e adesso per sti rincoglioniti. Porca miseria che si sono spostati. Guarda l'efficacia quanto è scesa. Cioè l'efficacia è scesa da far paura. Che giustamente prima era al massimo. E mo' invece. E mo' invece è un casino. Vabbè, senti, io per adesso questi li metto qua. Ok, state qua, state qua. State qui tranquilli, così almeno vi riposate e inizia a salirvi un attimo l'efficacia. Dai, perfetto. Perfetto così. Vabbè, tanto questi sono ancora relativamente lontani. Quindi faccio in tempo a sistemare un attimo i miei. Allora, gli arcieri li mettiamo così. E a questo punto, invece, questi due li mettiamo così. Ok, mettiamo fino a qua, dai. Vai. Vai, sistematevi a dovere, così almeno mi recuperate anche un po' di efficacia. Dove cacchio vanno? Ma io non so perché ho gli arcieri rincoglioniti. Io non so veramente perché ho gli arcieri rincoglioniti sto giro. Non riesco a capire perché devo fare il giro de Peppe per fare che cosa? Dai, tornate indietro. Rimbambiti. Dai, forza un po'. Oh, là. Cioè, ci sono tutte le strade, no? Fanno mille mila giri. È che mo non so da dove sbucano questi qua. Non ho idea da dove sbuchino questi. Dai. Oh là, meno male, gli arcieri li abbiamo. Ok. Ma non so dove si sono infognati. Ah, eccoli qua. Ok.
Li abbiamo trovati, perfetto. Va bene, allora facciamo una cosa. Questi li spostiamo un po' più a lato. Ok, anche questi li mettiamo così e questi li lasciamo così. Ok, spostatemi un po' più a lato così. Oh, perfetto, dai. Ok, dai, stanno arrivando, quindi facciamo fuoco a volontà, già ce l'abbiamo. Questi già sono tutti come difesa e questi stanno arrivando qua. Eccoli qua, oh, perfetto. Perfetto, vai, iniziate a tirare a questi. Ottimo. Speriamo che basti, che bastino queste unità senza bisogno di utilizzare il comitatus, perché come detto il comitatus non l'ho assolutamente voluto far schierare per quel motivo là. Aspetta, venite qua allora, li pigliamo a sandwich a sto punto. Vai, attaccate. Via, occhio arcieri, via. Porca miseria, maledetti luridi, via. Via, scappate un attimo. Ok, dai, tirate a questi, perfetto. Va bene, allora, come siamo messi? Ah, ma questi ne hanno due, però. Porca vacca, no, aspetta, andate ad attaccare questi. Via, scappate, rincoglioniti. Scappate. Porca miseria. Dai, corrono, andate ad attaccare questi, date una mano. Porcaccia Eva. Dai, forza un po'. Dai, che questi ormai li abbiamo sfondati. Ok. Dai, questi li abbiamo sfondati. Questi stanno andando a dare una mano. E ci siamo, dai. Via, scappate un attimo. Ok, via, scappate di qua. Perfetto, questo è finito, quindi andiamo ad attaccare questi. Oh, perfetto, dai, questi anche sono morti. E ci siamo, dai, ormai. Ormai li abbiamo fatti, ragazzi, ormai li abbiamo fatti. Questi giriamo un attimino così. Giriamo un attimino così, almeno vediamo di... Ok, salvare gli arcieri. Vai, attaccate questi, forza un po'. Dai, ragazzi, su. Via, scappate voi. Ma siete scemi. Perché cacchio andate di qua, dai. Ma porca miseria. Via. Dai, andate in giù che così vi portiamo questi qua direttamente. Ok, questi mo scappano in giù. Vabbè, questi mo si sono bloccati un attimo. Adesso andiamo ad attaccare con questi. E poi faccio subito spostare gli arcieri. Via. Ok, lasciate che ci pensi la fanteria a sto punto. Perfetto. Anche loro mandiamo ad attaccarli. E questi mo li possiamo tirare tranquillamente di qua. Ok, questi così si mettono tranquilli. E intanto ci stiamo devastando. Boom, che arrivano da dietro. Mamma mia che sandwich che hanno fatto. Mamma mia che paninozzo, ragazzi. Gli hanno fatto un panino veramente assurdo. Allora dai, gli arcieri li riportiamo via, perché tanto ormai abbiamo vinto questa battaglia. Qua non ce ne sono più, sono scappati tutti. Quindi direi che ce l'abbiamo fatta senza troppi problemi. Quindi li possiamo far andare via tutti. Perfetto, e i briganti li abbiamo fatti secchi, ottimo. Va bene, allora qua stiamo andando bene, come detto. Adesso abbiamo 289, quindi posso finalmente mettere anche il nostro campo dei coloni nella nuova regione, così diventa ufficialmente nostra, ok? Quindi lo mettiamo qua, facciamo città, ovviamente solite cose, e l'abbiamo messo anche qua, insediamento nella regione avvenuto, perfetto. Abbiamo speso tanto, perché purtroppo abbiamo speso tanto, però d'altronde dovevamo farlo per forza. Adesso qua l'esercito, comunque qualche uomo l'abbiamo perso, qualcosina abbiamo perso, gli arcieri no per fortuna, però qualcuno degli altri purtroppo sì, però vabbè. Che dobbiamo fare, ragazzi, è così, ogni tanto qualche uomo si perde inevitabilmente, quindi... diciamo che qua le battaglie sono decisamente più difficili rispetto a un Total War normale, ecco, tanto per intenderci. Qua sono veramente cazzute anche contro dei semplici briganti, quindi non è per nulla facile, ragazzi, ma proprio per nulla. Allora, facciamo subito qua quello per la legna, che questo ci serve immediatamente per andare a raccattare legna. Io lo farei magari direttamente
Aspetta, facciamolo magari qua, dai, questo qua lo facciamo qui che c'ha un bel po' di alberi. E così almeno la segheria ce l'abbiamo e questo ci andrà a produrre legna. Dopodiché andiamo a fare già qualche piccola casettina, così almeno i nostri già qualche casa ce l'hanno e non ci rompono gli zebedei. Risorse insufficienti, lo so, però io diminuisco il numero di case. Così ce ne vengono due belle grosse. Beh, io inizio a costruire due belle grosse, così iniziamo a fare le coltivazioni di verdura almeno. Almeno già qua andiamo diretti con le verdure a nastro, perché tanto serviranno. E poi ci sposteremo pian piano un po' verso il centro con varie strade per andare a prenderci per l'appunto il ferro, che è la cosa che mi interessa principalmente. Va bene ragazzi, allora io direi però che posso concludere qua con questo nuovo video dedicato a Manor Lord. Mi raccomando, voi come sempre sostenete questa serie lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube, oltre a se ragazzi sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio di saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!